Buon pomeriggio a tutti. Oggi in studio è il signor Luciano Damiazzi, presidente dell'OAMI. Signor Damiazzi, può parlarci di come vive l'anziano in comunità e come i familiari si comportano con lui? Sì, volentieri. Intanto un grazie all'Associazione Fiocco Bianco Argento per questa iniziativa, per questo progetto che vuole riformulare e riportare l'attenzione un po' di tutti noi sul problema anziani. L'OAMI è nata prevalentemente negli anni 60 per il dopo di noi, una cosa che ha preso piede in Italia solamente da qualche anno, ma che allora era del tutto sconosciuta. Dal dopo di noi, che riguarda prevalentemente le persone disabili, soprattutto quelle rimaste sole, siamo passati anche ad occuparci degli anziani e quindi sentiamo questo problema abbastanza nostro. Facciamo parte dell'associazione e quindi seguiamo gli anziani sia dal punto di vista generale del loro sviluppo, della loro anzianità, che oggi diventa sempre più alta per l'aspettativa di vita fortunatamente cresciuta, ma ce ne occupiamo anche attraverso le nostre strutture che li accolgono quando la famiglia è in difficoltà. E si è parlato tanto delle strutture del riposo, molti le criticano a favore di una permanenza in famiglia. I primi favorevoli alla permanenza in famiglia siamo noi. Le nostre strutture nascono proprio per dare una mano a chi in famiglia non può stare o per la situazione familiare. Il classico esempio dell'anziano che non ha nessuno che possa badare a lui. E poi l'anziano che per le patologie di cui soffre non può essere accudito in famiglia. Ecco, in questo senso interviene la nostra opera e ovviamente cerca di mantenere, e vengo alla domanda, quelli che sono i rapporti con le famiglie. I rapporti con le famiglie in genere, possiamo dire di larga massima, sono abbastanza buoni. Le famiglie di norma collaborano a quelli che sono i nostri progetti per il recupero o il mantenimento delle residue capacità che l'anziano manifesta al suo ingresso. Ci sono ovviamente anche casi patologici dove la famiglia è assente o perché non può, purtroppo però in qualche caso anche perché non vuole. Ed è questo il caso in cui vede la casa del riposo come una soluzione dei problemi della famiglia di origine, il cosiddetto parcheggio. Ecco, questa è la realtà in cui viviamo noi, però fortunatamente, almeno nella città di Cagliari, credo che questo fenomeno sia abbastanza raro e le persone che occupano le case di riposo siano comunque sempre a contatto anche con le famiglie per il nostro tramite. Com'è la vita in comunità e com'è la vita in famiglia? Che differenza c'è per l'anziano? Ovviamente in tempi normali e soprattutto in condizioni, diciamo, favorevoli, che sono quelle condizioni che si trovavano decenni e decenni fa, cioè la famiglia intesa come una volta, i coniugi, i figli, i nonni del padre, i nonni della madre, magari anche qualche zia e qualche zio, ecco le grandi famiglie dove gli anziani erano veramente al centro dell'istituzione famiglia ed erano appunto circondati da tutti gli affetti, e figli, nipoti, addirittura pronipoti. Allora è chiaro che la vita in famiglia era ed è, rimane
quando è possibile, la scelta migliore. Diversamente, il problema della vita in famiglia diventa tragico quando, come dicevo prima, l'anziano è solo e in più anche bisognoso di cure. E allora troviamo l'anziano che in solitudine, magari con l'unica compagnia di una badante, come oggi si usa fare, trascorre la sua giornata tra le quattro mura. E chiaramente non è una giornata molto edificante. E le prime ore del mattino prevedono la colazione, l'igiene, e poi la badante poverina deve attendere a tutte quelle faccende domestiche che gli rimangono da fare, per cui l'anziano è solo, molto spesso davanti a uno schermo televisivo, e così tra un pisolino e l'altro trascorre la giornata fino all'ora di pranzo. Dopo il pranzo la storia si ripete, la badante lo sistema in poltrona, nuovamente davanti ad un video. Fortunatamente qualche volta può arrivare la telefonata di qualche amico, di qualche parente, altrimenti mentre la badante continua le sue faccende domestiche, trascorre in questo modo la serata fino all'ora di cena e così via. La storia si ripete. Non c'è nessun contatto sociale e non c'è nessuna interazione, molto spesso neanche con la badante, perché magari ancora non ha approcciato al meglio la nostra lingua. La vita in comunità è diversa. Intanto c'è un'interazione immediata con gli altri ospiti della struttura, e che significa trascorrere la mattina, il pomeriggio, ma l'intera giornata così a colloquio, ricordando, come fanno tutti gli anziani, nessuno esente, i vecchi tempi, le vecchie esperienze, i vecchi ricordi, e dicendo, come si suol dire, allora si stava bene. In questo frammezzo di interlocuzioni fra ospiti abbiamo il ruolo essenziale delle educatrici, che una volta terminata la fase di igiene personale, colazione, pranzo o cena, abbiamo degli spazi dove le educatrici, che sono persone laureate, specializzate in psicologia, in scienze dell'educazione in genere, e riescono a svolgere una preziosa attività di stimolo cognitivo a tutti gli anziani. Ecco, questo stimolo è molto importante, perché a una certa età noi sappiamo che sono vivi i ricordi di un tempo e molto meno quelli recenti, però bisogna mantenere, come si dice, il cervello in allenamento. Ed ecco che questo è il compito delle educatrici, che nelle nostre strutture 4 ore la mattina e 4 ore la sera, fra parentesi qualche anziano ogni tanto manifesta anche un po' di insofferenza, perché magari gli stanno troppo addosso, però abbiamo queste interazioni con le psicologhe e con le educatrici che riescono a stimolare, a far rivivere i ricordi, e attraverso tutta una serie di operazioni, compresi anche i giochi di società, riescono a tenere vivo lo spirito di questi anziani e a far sì che il cervello, insomma, continui a funzionare nel modo migliore. Questo sia per gli autosufficienti, ma anche per i non autosufficienti. Ripeto, cercando di mantenere vivo, se non altro, il ricordo del passato. Grazie signor Damiazzi per il suo intervento. Adesso passiamo la parola all'amministratore di sostegno. Siamo nuovamente
in studio con la dottoressa Maria Francesca Porcedda, amministratore di sostegno del Tribunale, che ci indicherà quali sono i beneficiari di questo tipo nuova di procedura. Buonasera. I beneficiari di amministrazione di sostegno sono definiti dall'articolo 404 del Codice Civile. Il professor Paolo Cendon, padre della legge del 2004 sull'amministrazione di sostegno, rivolge questa legge a quelle persone che a proposito di intendere e di volere si trovano a metà strada. La legge è rivolta ai malati di mente, agli alcolisti, ai tossicodipendenti, ai pazienti affetti da Alzheimer, pazienti con il Parkinson, portatori di handicap, anche solo fisico, e diciamo le vittime di ictus cerebrale, i malati di tumore, tutte quelle persone che si trovano appunto in fragilità. Chiaramente la condizione importante di questa legge è che conserva la capacità di agire per il beneficiario per gli atti cosiddetti quotidiani, nel senso che il beneficiario sicuramente potrà andare a comprare le sigarette o un chilo di pane o a comprarsi l'abbigliamento, scegliere di andare a un concerto o scegliere di affittare una casa per sé, per esempio, oppure di vendere un bene. Queste sono le autorizzazioni che poi ci darà il giudice. Quali sono i compiti e i poteri dell'amministratore di sostegno? Adesso noi abbiamo parlato di quella che è la libertà di chi chiede il vostro sostegno, ma i vostri compiti quali sono? Allora, la legge parla di avere cura della persona, di prendersi cura del benessere della persona e promuovere la sua dignità sociale. Questa triade garantisce alla persona amministrata la condizione ideale di una persona che lo affianca, e cioè l'affiancamento dell'amministratore di sostegno non è una sostituzione alla persona, è un cosiddetto affiancamento che serve a proteggere la persona nel caso di grande fragilità, oppure ad aiutarla a sviluppare quelle che sono per esempio le sue ambizioni. Anche le persone cosiddette anziane che sono sotto protezione hanno comunque delle aspirazioni, andare a teatro per esempio. Quindi in effetti quella dell'amministrazione di sostegno è una figura che il legislatore ha previsto con funzione di mediazione in primo luogo tra l'amministratore, il beneficiario e la famiglia, tra la famiglia e il giudice, tra il beneficiario, l'amministratore e i servizi sociali, senza trascurare chiaramente quelli che sono i doveri dell'amministratore di sostegno: recarsi nelle banche, aprire un conto corrente postale, oppure prendere contatti con le strutture residenziali, oppure dare un consenso a un intervento se la persona ha un intervento chirurgico, se la persona è in ospedale. Quindi molto spesso a seconda del bisogno veniamo definiti amministratori sociali o genitori sociali, molto spesso. Intanto è come ci sentiamo noi in questo ruolo, cioè ci sentiamo come un genitore che a volte si fa carico di figli malati, di figli fragili e quindi li accompagna nel loro percorso di vita, nel loro sviluppo, oppure ci troviamo davanti ai beneficiari anziani che per diversi motivi
sono soli, soli, o perché non hanno avuto figli, o perché per colpa loro i figli non ci sono, non sono più vicini, oppure perché i figli si allontanano, talvolta per meri interessi economici, dimenticando appunto i doveri verso i genitori. Riferendoci alle anziane, la legge non parla esattamente di anziano, allora parla di singoli beneficiari che a causa per esempio dell'età, a causa di una malattia, si trovano a dover chiedere aiuto, magari si rivolgono ai servizi sociali e sono i servizi sociali poi a segnalare al tribunale, oppure vengono ricoverati ed è lo stesso ospedale che chiede la nomina dell'amministratore di sostegno. Comunque il compito primario dell'amministratore è sempre quello di aiutare i beneficiari e non quello di prevaricare o imporre loro delle scelte. È importante instaurare, specialmente con gli anziani, intanto un rapporto di fiducia, un rapporto costante, affrontare con l'amministrato, quindi con il beneficiario, quelli che sono i suoi problemi, accompagnarlo dal medico, parlare con il medico di base, fornire alla persona anziana tutte le informazioni e tutti i mezzi in modo che si sviluppi una relazione forte tra l'amministratore, appunto, e il beneficiario, ma soprattutto che l'amministratore sappia quali sono tutti gli enti dove rivolgersi, le associazioni per esempio che possono dare aiuto alla persona anziana, oppure riuscire a instaurare un rapporto di fiducia tale da indurre l'anziano ad avere non più una persona estranea, ma una persona che si prenda cura di lui o di lei nel corso della giornata. Quindi organizzare quella che è la vita dell'amministrato, che per esempio vive in famiglia oppure vive solo, molto spesso vive solo, magari non è più in grado di andare a fare la spesa tutti i giorni, di andare a pagare una bolletta, e quindi bisogna che l'amministratore di sostegno si occupi di una persona fidata, di fiducia, che possa aiutare in casa il beneficiario. Grazie dottoressa Porceda, penso che i consigli e le spiegazioni della dottoressa Maria Francesca Porceda, amministratore di sostegno, siano stati utili. Noi ringraziamo perché sappiamo che ci avete seguito e vi rimandiamo a un prossimo progetto.